Ecco, queste allora le immagini del match, un match in cui la Folgore ha letteralmente dominato, specie nella prima frazione. Nella seconda frazione c'è stato un piccolo calo di tensione per una vicenda che molti di voi già conoscono, ovvero delle intemperanze da parte di un dirigente avversario che ha tenuto sotto scacco il match per 35 minuti più tutto il periodo dell'intervallo, quindi praticamente il match è cominciato quasi con un'ora di ritardo rispetto alla fine del primo tempo. Questo ha necessariamente influito. Abbiamo deciso di parlare meno possibile di questo episodio perché quello che più ci preme e che vorremmo sempre tenere in considerazione sono gli aspetti positivi di questo sport, del calcio, e quindi non gli aspetti negativi. E a proposito di aspetti positivi, ce n'è uno che è davvero importantissimo in casa Folgore. Stiamo parlando del ritorno in campo di Vito Migliore. 73 minuti di partita per lui, giocato da titolare, una buona prestazione. Questo dà davvero una grande fiducia al giocatore e a tutto l'ambiente. Questa è una notizia veramente molto, ma molto positiva per tutto l'ambiente Folgore e soprattutto per il ragazzo. Io da quando sono arrivato con la Folgore ho conosciuto questo ragazzo, me ne parlavano sempre molto bene, soprattutto per le doti umane, un ragazzo veramente in gamba, e poi me ne parlavano anche bene dal punto di vista tecnico. E io insomma lo vedevo sempre allenarsi, lo vedevo sempre prepararsi, non mollare mai, avere sempre la forza di non mollare, con questo spirito di sacrificio, e sono veramente, come tutti, siamo tutti contenti di averlo visto in campo e aver disputato una signora partita per 75 minuti. Infatti penso che da questo momento in poi lui insieme a tutti gli altri sia un valore aggiunto per la Folgore. I risultati, i sacrifici alla lunga pagano, e questa è una piena dimostrazione. Io volevo coinvolgere Piero Ingoglia, anche perché non possiamo lasciarlo lì ad aspettare. Piero, allora subito, caliamoci in quello che è il contesto femminile dell'Eleonora Folgore, squadra che sta lavorando duramente in questi giorni perché domenica finalmente arriva l'esordio. Si gioca a Mazara, questo lo possiamo svelare, e il campo scelto alla Folgore, visto la concomitanza con il match della formazione maschile, domenica, stadio Nino Vaccara di Mazara, ore 15:30, Eleonora Folgore femminile Catania, match di Coppa Italia che già dirà in che condizione stanno le ragazze di Mister Anteri. Sì, infatti questo match si disputerà, come abbiamo detto, a Mazara. Le ragazze sono abbastanza preparate perché già un mesetto abbondante che fanno una buona e ottima preparazione grazie al mister Anteri. Poi cosa c'è da dire? Vediamo, sarà la prima partita. Io non ho mai diretto un settore femminile di questo genere, però i livelli sono abbastanza alti, le ragazze sono abbastanza cariche. Come si trova il gruppo al Franco Lombardo, il campo alternativo meglio conosciuto così? Allora, il gruppo si trova bene anche là, però sarà tutto diverso poi andare a giocare in un campo sintetico in erba come quello che c'è qua alla Folgore. Sono molto affiatate tutte, si trovano abbastanza bene, speriamo di fare qualcosa di positivo. C'è timore per questo femminile Catania? In realtà le ragazze conoscono già abbastanza bene questa formazione, se la sono ritrovata contro nei campionati precedenti, nei campionati di Serie C, ovviamente qualcosa sarà cambiato anche per loro. Sì, ci sono stati anche dei cambi da parte loro, si sono un po' rinforzate, mi dicevano. Però niente di preoccupante, ognuno farà la sua partita e vediamo quello che riusciremo a concludere. E questo appunto lo vedremo in campo allo stadio Nino Vaccara di Mazara domenica alle ore 15:30, ingresso libero, quindi chi sceglierà di non vedere la formazione maschile per chissà quale motivo può comunque seguire la squadra femminile. Per quanto riguarda le dichiarazioni nell'immediato post partita di Campofranco Folgore, andiamo a risentire quello che hanno detto il bomber di giornata Toto Bruscia, il presidente Raineri e appunto il tecnico Massimiliano Marrone. Le interviste.